Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastrip Drums. Nel video di oggi sono da Play Music Store a Milano. Come al solito mi piace sempre tantissimo fare i video in mezzo a tutte queste batterie. Poi ne vedete di qua, ma da questa camera ne potete vedere anche di qua. Dall'altra parte ci sono le batterie elettroniche, cioè immerso le batterie, e sono contentissimo di poter fare un po' di prove. Oggi voglio provare i rullanti più costosi che ci sono qui da Play Music Store, perché qui in realtà proprio dietro la camera ci sono moltissimi rullanti per qualsiasi gusto, cioè veramente per qualsiasi fascia di prezzo, in legno, in metallo, vari metalli particolari, quindi ce ne sono tantissimi. Io ho deciso di prendere tre rullanti completamente diversi, ma di fascia di prezzo e di fascia ovviamente anche di suono e di tutto molto 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 alta. Quindi partiamo, mando la sigla, vi spiego che cosa uso anche di altri pezzi oggi e poi partiamo veramente con la prova di questi tre super rullanti. Sigla. Allora, prima di tutto, che cosa sto utilizzando? Perché io ho montato una batteria, anche un po' particolare, perché ci sono alcune cose strane, e vi voglio spiegare che cosa suono e poi andiamo con i rullanti. Allora, la batteria è cassa, rullante e timpano, sono di una tamburo volume, o tamburo volume, ma dato che la tamburo è italiana, diciamo volume, tamburo volume crystal. Quindi questa batteria qua in acrilico, arancione, molto 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 carina, devo dire. Ho montato cassa, rullante e timpano per darvi la migliore visuale quando cambierò poi i rullanti, ma in realtà ci sono anche tom da 10 e tom da 12. Devo dire che come suono non è niente male, vi voglio far sentire anche il rullante perché mi ha stupito. Senza cordiera, mi ha stupito anche con la cordiera. Bella profonda come batteria, anche la cassa spinge di brutto, ha molto attacco. E per quanto riguarda i piatti ho fatto un mix di tutto, perché ho Bisons martellato molto molto particolare con un suono bellissimo come Charleston da 14, sempre Meinl Pure Alloy da 20, il Ride, Medium Ride, Vibra UFIP da 16 pollici e poi uno stack di Zildjian molto carino. Mi piace sempre utilizzare questi suoni un po' più strani e non convenzionali. Quindi ho provato tutto, adesso è il momento di provare i rullanti. Comunque nei commenti, a parte trovare tutti i link, a parte trovare tutte le info su Play Music Store qui a Milano e poi anche quello di Roma, perché i negozi sono due, comunque fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate anche di questo rullante, della volume di tamburo Crystal. Perché esiste anche una versione venduta singolarmente, non insieme alla batteria, e secondo me è molto interessante. Comunque, primo rullante che andiamo a provare oggi, non provo subito quello super costoso che avete visto nella copertina, ma lo proverò per secondo. Quindi prima proviamo il Yamaha Recording Custom in ottone. Allora, questo non vedo l'ora di provarlo, perché la Yamaha Recording Custom è una batteria che mi piace tantissimo. I rullanti in ottone devo dire che mi piacciono, quindi secondo me ha tutte le carte per essere un ottimo rullante, o comunque almeno per me un ottimo rullante. Allora, montiamolo bene, mettiamogli il microfono a posto che lo possiate sentire a pieno, scusate se sto parlando mentre sono giù così. Vediamo, allora, 14x6,5, un rullante molto bello. Vabbè, a me questo colore qua a me piace tantissimo. Proviamolo e vediamo come si comporta. Ok. Thank you.
Allora, questo è sicuramente un rullante che può super versatile, questo lo userei veramente ovunque e soprattutto una cosa che mi è piaciuta tanto, a parte l'attacco pronunciato con delle armoniche che però in realtà non danno fastidio. Sentite? È bello tirato qua, però non danno fastidio, sono molto tranquille come armoniche, non sono di quelle fastidiose. Mi è piaciuto tantissimo il suono che ha sulle ghost, nel senso ha delle ghost grosse così, che anche a volumi piccoli sono comunque grosse così, sono tanto cordierose, poi ovviamente possiamo decidere quanto, però... Bellissimo, proviamo a tirare giù un po' la cordiera a vedere come si comporta. Bello, mi piace proprio tanto questo rullante. È un rullante per tutto, veramente, perché poi ovviamente l'ottone caratterizza abbastanza il suono, quindi è un suono che vi deve piacere, però da usare dal rock al pop, al funk, al jazz, comunque ragazzi, se voi fate una cosa del genere... Prende veramente tutti i minimi colpi, quindi un ottimo rullante. Questo per adesso è il più versatile, anche perché vabbè, è l'unico, nel senso è uno dei più versatili che abbia provato, secondo me, veramente utilizzabile ovunque, anche tiratissimo nel funk, nonostante sia 6,5 come profondità, mi piace molto. Adesso andiamo al più costoso di tutti, che tutti lo state aspettando, lo so. Tiro fuori questo, ok, questo lo metto di là e prendo, eccolo qua, il Gretsch USA Custom da 14x6,5. Allora, questo è un rullante completamente in rame, fusto 1 mm, con, in realtà è nero però perché ha una polvere nera, infatti c'è scritto con black powder, una polvere nera tutto intorno al rullante che lo rende veramente molto bello sia da vedere sia al tatto. Allora, ok, ho detto forse lo devo accordare, no, se lo voglio accordare alto sì, ma già così. Questo mi sa che è un rullante che lo accordi come lo accordi, anche a caso suona di brutto. Mi dà questa idea e spero anche che sia così, dato che comunque è il più costoso di tutto. Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate i link a tutti i prodotti. Proviamo ancora a tirarlo su, perché adesso voglio sperimentare, perché quando lo tiri, in qualsiasi modo lo tiri, alla fine esce sempre un suono diverso, ma sempre bello. Lo sto accordando senza andare di tune bot, note particolari, quindi voglio capire se lo tiro ancora su, come suona. Bellissimo.
mamma mia, bellissimo. Allora, c'è chi dai cast e questo in realtà ha una pelle grech, adesso è tiratissima, ha una pelle grech che sembra un po', diremo, quindi credo proprio sia una control sound sabbiata col dot in mezzo. Ma, raga, cioè, armoniche pochissime, anche quando lo si tira in alto, bellissimo. Bello, veramente, veramente rullante che mi ha scioccato, più che altro perché è ovvio, non vi sto a dire, è un bel rullante, ha le ghost molto, molto contenute, molto belle, eccetera, ma perché me lo aspetto, però il fatto è proprio che ci tiri fuori infiniti suoni da un rullante del genere. E tra l'altro, adesso che vi ho detto delle ghost, mi è venuto in mente, che non vi ho detto e non vi ho fatto vedere, che di serie questo viene dato con una cordiera 42 fili, che a me non piace sempre, ma in questo caso non dà per niente fastidio il fatto che ci sia una cordiera 42 fili. Ogni tanto io la patisco un po', qua mi è piaciuta molto. E poi, ragazzi, da vedere questo rullante, è veramente una bomba. Ne abbiamo ancora uno da provare, quindi andiamo a prenderlo. Black Panther Persuader, quindi di casa Mapex, da sempre 14x6,5. È in ottone, spessore 1,2 mm. Ho deciso di utilizzarne un altro in ottone e non cambiare metallo, perché volevo capire le differenze con l'ottone provato prima con la Yamaha. Quindi vediamo, perché secondo me qui siamo con lo stesso metallo, ma su due pianeti completamente diversi. Ok, allora. Questo, secondo me, ha meno volume, devo dire, rispetto agli altri due. È molto secco, sembra più compresso rispetto agli altri. C'è da dire che questo ha anche un Ambassador X montata sopra, quindi più spessa rispetto ai rullanti di prima, però è un rullante che i Black Panther in generale a me piacciono molto, perché comunque hanno una buona potenza e per il rock, il pop, il metal volendo, sono dei rullanti pazzeschi. Proviamo a accordarlo in maniera un po' diversa, tiriamolo un po' sotto. Voglio sentire come suona, sta acquisendo potenza. Tiriamo un po' giù la cordiera. Mi diverte un sacco, è veramente molto divertente. Questo, ragazzi, se avete bisogno di menare e se avete bisogno di un suono con molto attacco, appunto per il pop, rock, metal anche, è lui. Quindi, allora, come avete potuto vedere, questi tre rullanti sono tre rullanti completamente diversi, nonostante appunto due avessero lo stesso metallo. Avete visto che Yamaha e Meinl, e Mapex suonano proprio completamente diversi. Se devo dire, allora, sono tre rullanti pazzeschi. Il Gretsch mi ha veramente stupito, perché è vero, è quello che costa di più di tutti e il costo è importante, ma quel rullante ha qualcosa in più, ha proprio qualcosa in più che lo differenzia da tutti gli altri due e da praticamente tutti gli altri rullanti. Sonorità che non avevo mai sentito in realtà in un rullante solo, cioè veramente si possono creare tanti rullanti con un rullante solo. Quindi
Gretsch ovviamente è al primo posto per una questione di suoni, proprio di suono e di quantità di suoni. Al secondo posto dipende in realtà, perché dipende da che cosa cercate. Io li valuterei tutti e due, gli altri due rullanti, il Black Panther e di Mapex e lo Yamaha Recording Custom, perché se volete un rullante secco, deciso, potente e vi serve quello, allora Black Panther tutta la vita, secondo me, per i miei gusti personali. Se avete bisogno di un suono più versatile, perché dovete utilizzarlo in vari contesti, magari spaziando un po' tra un genere e l'altro, allora forse vi consiglierei il Recording Custom di Yamaha. Ovviamente con Yamaha potete anche menare, perché il volume ce l'ha e di brutto. Andandolo a tirare su di intonazione, questo è arrivato praticamente al volume di Yamaha di prima, quindi questo come volume siamo lì. Secondo me questo ha proprio più attacco, l'altro è più un rullante da 360 gradi. Quindi con questo, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qual è il rullante che vi è piaciuto di più, e sotto nei commenti scrivetemi anche qual è il vostro rullante preferito, stando in fascia comunque abbastanza alta di rullanti. Grazie mille, io voglio ringraziare tutti quanti, ovviamente voi, per aver guardato il video fino a questo punto, ma voglio ringraziare tantissimo Play Music Store qui a Milano per avermi ospitato oggi per questo video e darmi la possibilità e avermi dato la possibilità di dire: ok, lì ci sono i rullanti, prendi quello che vuoi, fai tu, provateli, accordateli, suonali per un bel po' e vedi che cosa ti piace di più, fai quello che vuoi. Questa è la cosa che in realtà è la figata che si può fare qui in negozio, perché venite qua, provate i rullanti, ne prendete uno, lo provate un po', lo accordate un po', non mi piace, proviamo un altro, finché trovate il vostro suono. Quindi vi consiglio di venire assolutamente qui da Play a Milano o da Play a Roma, perché i negozi sono sia a Milano sia a Roma, a provare i rullanti, ma in realtà tutto quello che volete. Con questo, raga, finisco qua veramente il video. Mi raccomando, se vi va iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!